Banksy, il più iconico tra gli artisti contemporanei originario di Bristol, sarà in mostra all'Arca di Teramo dal 22 novembre prossimo fino al 15 gennaio 2023. Le sue serigrafie, veri e propri oggetti di culto tra i collezionisti internazionali, potranno essere ammirate nelle sale del Laboratorio per le Arti Contemporanee. 25 opere della stessa misura, tra le quali Girl with the Balloon, votata in un sondaggio come l'opera più amata dai britannici, e Love is in the Air, un lavoro su carta che riproduce su fondo rosso lo stencil apparso per la prima volta nel 2003 a Gerusalemme, raffigurante un giovane che lancia un mazzo di fiori. Quando ci è stata proposta questa importantissima collaborazione per realizzare quella che senza dubbio è la mostra più importante dell'ultimo decennio, ma probabilmente mai organizzata a Teramo in questi spazi dell'Arca. Lo avevamo promesso in campagna elettorale, fare della cultura il capitale per il rilancio economico, sociale, culturale del nostro territorio. Oggi, dopo un lungo percorso che ha visto in questi spazi esporre le opere di importanti autori del territorio, penso a Melarangelo, penso a Montauti, che oggi è a Casa Raffaello, terminiamo questo percorso con quello che è uno degli artisti più eclettici, più importanti della contemporaneità. Banksy sarà a Teramo dopo che ha riscosso un enorme risultato di pubblico, oltre che di critica in tutte le altre mostre che sono state realizzate sul territorio italiano. Questo ci consentirà di far sì che Teramo finalmente torni attrattivo attraverso i canali della cultura, torni attrattivo attraverso una mostra che sappia valorizzare e sappia far conoscere quelle che sono le potenzialità del nostro territorio. La mostra di Banksy sarà inoltre occasione di alcuni appuntamenti destinati a coinvolgere i cittadini di Teramo e in particolare giovani e studenti collaboratori sul graffitismo. Banksy a Teramo è stato fortemente voluto dalla Fondazione Bruno Ballone, fondazione che da tempo ha intrapreso un percorso di promozione dell'arte. L'obiettivo della vostra fondazione qual è? È un obiettivo, come dire, quello di promuovere le iniziative culturali, ma non solo, perché noi, per citare solo le iniziative che abbiamo fatto nell'anno corrente, devo dire che abbiamo realizzato la seconda edizione del Premio Campiello, che non ha bisogno di ulteriori presentazioni, il torneo internazionale di basket appena concluso, e sono stati eventi di importanza, devo dire. E questa iniziativa su Baschi sicuramente sarà allo stesso livello.